Io ho fatto vedere al pubblico questa foto tua. Ah, sì. E ho detto a loro, pensate, la Daniela si sveglia la mattina ed è così, capite? Oggi tu sei davanti a me, sei davanti a loro. Vi voglio mettere alla prova, eh? Vediamo quanto dura la fedeltà di questi ragazzi qua, eh? Perché un attimo, sbandano. Beh, dai. Diciamo che il trucco fa tanto. No, no, sei oggettivamente una donna meravigliosa, bellissima. Ecco, dal primo momento che ti ho visto, lo sai, te l'ho sempre detto. Un amore a prima vista, dai. Un colpo di fulmine. Esatto. Ma siccome oggi è un giorno di festa, perché è il suo compleanno. Grazie. È ancora più speciale averti qua. Grazie. Noi ti vediamo sempre come una fata delle fiabe. Ah, vedi? È sembra un po' Biancaneve, un po' vero? Un po' Biancaneve. Tu da bambina che fiaba sognavi per te? Ma guarda, io mi sentivo sempre un po' Alice nel Paese delle Meraviglie e in effetti con Linea Verde e con il mio programma oramai da 9 anni mi sento ancora così, perché vado in giro per l'Italia a scoprire le bellezze italiane e quindi mi sento ancora Alice. È vero, la descrizione è perfetta e ti stupisci ancora perché il nostro territorio ci regala emozioni continuamente. Poi tra l'altro tu vieni da una terra, tra poco ne parleremo, molto bella, dove c'è veramente tutto. In questa fotografia dove eri? Allora, qui era il giorno di carnevale di tanti anni fa. Ho in braccio Miriam, mia sorellina più piccola, e ci tengo molto a questa foto. Sono contenta che insomma che me la fai vedere, perché pensa che quegli abiti che avevamo li aveva cuciti mia mamma, perché lei insomma curava veramente ogni minimo dettaglio delle proprie figlie. Noi siamo in quattro donne. Quattro ragazze. Eh sì. E una più bella dell'altra. Guarda. Mandiamo quella foto subito, mi fate svenire più tardi. Ok, la mandiamo dopo. Eccola là. Ah, con la pastiera. Con la pastiera. Che belle. Beh, ne approfitto, le saluto che ci staranno guardando, anche perché sono delle tue fan, ti guardano sempre. Ah, ma io le vengo a trovare. Gabriella, esatto, che così ti fanno la pastiera. Poi Gabriella è insomma una cuoca veramente eccezionale e quindi insomma questa quindi è un po'... Quindi tu cresci in un harem, sei tra donne, una famiglia esatto, molto esatto, tra donne. Donne ognuna con la sua personalità, devo dire, molto forti. Donne cilentane, quindi con, come diciamo noi, tra virgolette, con la cazzimma, no? Si può dire a quest'ora, sì, no? Sì. In senso positivo. E quindi insomma è stato molto bello. Ho vissuto un'infanzia molto, come dire, bucolica, perché appunto sono nata insomma tra gli ulivi del Cilento, tra le vigne del Cilento, quindi in realtà prima ancora di saperlo già facevo Linea Verde sostanzialmente. Questa è la verità. Una bella infanzia protetta, una bambina bellissima tra sorelle bellissime, non possiamo neanche dire che ci avevi le sorellastre, che approda Miss Italia e succede questo. Miss Italia 2001 è la numero 89, Daniela Ferolla! Sofia Loren in corona la nuova Miss Italia, Daniela Ferolla, la numero 89. Momenti indimenticabili. Indimenticabile. Poi incoronata dalla regina. Esatto, infatti non sapevo se insomma ero così tesa e emozionata per Sofia Loren o per il titolo che ovviamente avevo vinto. Insomma, era veramente, mi sentivo proprio, non so, in paradiso in quel momento. Ti credo, ma sì. Ti ha detto qualcosa lei? Guarda, lei mi ha dato una carezza. E poi insomma c'è stato comunque un abbraccio, un senso materno, ecco, anche di protezione ho sentito. Ci siamo scambiati poche parole perché quel momento c'era il delirio, come tu puoi immaginare, insomma, di fotografi, poi ai tempi. Cosa succede dopo che uno vince Miss Italia? Appunto, me lo stavo chiedendo proprio in quell'istante. E adesso cosa mi succederà? Oddio.
mi sono sentita questo peso proprio perché la corona tra l'altro pesa veramente un accidenti, cioè una cosa proprio, poi quella sì. Era vera. Poi dopo allo stacco pubblicitario sono arrivati dei bodyguard, io dicevo ammazza come sono importanti, sono tutti questi bodyguard eccetera, e poi ho capito che invece erano lì per la corona perché valeva ovviamente una fortuna con lo scettro, insomma il diadema che avevo. E cioè te l'hanno tolto subito? Me l'hanno tolto subito, sì, proprio allo stacco pubblicitario mi hanno messo quella falsa. Fatte le foto, fatte finite, via. Adesso lo possiamo svelare, sono passati tanti anni. Ecco. E poi mi hanno salutato i bodyguard, non ce li avevo più. E servirebbero i bodyguard per te, eh? Servirebbero. Comunque, è iniziata subito una carriera bellissima. Ti vediamo al lavoro. Prende. Piano. Vai a farti le vacanze, potrebbero dire. Esatto, ma sicuramente sono molto fortunata perché appunto ogni sabato scopro dei posti meravigliosi e mi metto anche alla prova, come hai potuto vedere e capire. Però c'è anche il backstage che noi non facciamo vedere, insomma, che... Raccontiamolo, cosa vuol dire girare sempre l'Italia, non fermarsi mai, fare insomma questo lavoro? Beh, significa proprio... Allora, innanzitutto devi avere una passione per questo, insomma, sostanzialmente devi amare molto la natura, devi essere molto on the road, cioè non esistono tacchi. Infatti mi sento un po' soggetto... Sei disagio. Esatto, un po' disagio, perché di solito sono abituata, capito, ad avere, non so, un abbigliamento un po' più casual. Molto sportivo. Esatto, molto sportivo. Perché poi io sono così, ho quest'anima un po' da maschiaccio, come hai visto, anche se poi, insomma, ho un corpo non tanto da maschiaccio, ecco. No. Ha un corpo da maschiaccio? Però no. lo sono anche quello, queste due anime. È una bella tempra, no? Non hai mai avuto paura in nessuna situazione? Assolutamente, sempre. Ah, ok. Sì. Beh, è proprio come dicevi tu, cioè mettermi alla prova, sfidarmi con me stessa. Ah, ma ce la farai a fare questa cosa? No, secondo me non ce la farai. Invece sì, ce la faccio. Boom! E infatti anche questo, che ti risvelo, è uno dei miei desideri, eh? Cioè non vedo l'ora di farlo, solo che ogni volta sul lì dico, oh, mi manca l'aria, adesso no, alla prossima volta. Si tratta del parapendio. Wow. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me. Un po' pericoloso, o no? No, allora, sai cosa? Lì innanzitutto ero molto giovane, ecco, diciamo questa cosa erano 10 anni fa, quindi insomma 9 anni fa, e poi era la mia prima stagione di Linea Verde, della domenica, con Patrizio Noversi allora, e quindi insomma dovevo in qualche maniera... dimostrare anche a te stessa che non c'era nessuna situazione impossibile, esatto. Lo rifaresti? No. Bastata una volta, mi è andata bene, basta. Poi Valle d'Aosta, meravigliosa, guarda, sì, un'esperienza incredibile che ti consiglio di fare. Ok. Perché poi fondamentalmente tanto la fai con un istruttore. Certo. E infatti lui mi aveva dato molta fiducia e a quel punto ho detto, ma sì, voliamo. E sono volata. C'è invece un episodio che è diventato virale.
Ah. E non so lì come tu abbia fatto a mantenere proprio un aplomb. Guardate, guardate questo momento. Lei sceglie in questi album qual è il disegno che vuole. Per esempio prendiamo questo e allora lei deve cominciare quasi a urlare facendo... La 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 la. Scherzo, o meglio, i miei autori più o meno sapevano insomma, del personaggio particolarmente esuberante e io non sapevo nulla. Quindi lì per lì la mia faccia è, ma sono su scherzi a parte o cosa? Cioè, cosa sta succedendo? Quindi guardavo loro e loro dicevano, no, vai, tranquilla, tranquilla. E dico, vabbè, tranquilla, hai insomma. Hai mantenuto una calma, è impassibile proprio. Io avrei detto, ragazzi, ci sta prendendo in giro. Cioè, ma tu sei sempre così, non c'è nessuna situazione che ti mette in imbarazzo quando sei a lavorare? Assolutamente. Però riesco, non so come, a mantenere la calma anche in situazioni insomma importanti, ecco, dove magari sì, questa è un po', forse non so se è una mia virtù o cosa, però sì, riesco a mantenere la calma nonostante, voglio dire, e con le ne emozioni abbia... come fai, no? Cioè, perché io sono attraversata da un'emotività che arriva all'improvviso, boom, mi scuote, sì, proprio. Sì, no, ma lo so, è proprio questione di carattere, credo, mi viene un po' dal mio carattere, che cerco sempre comunque sia di mantenere molto la calma, di farmi scivolare le cose addosso. Ma che assomigli? Beh, guarda, in questo forse, non lo so, è un mix tra i miei, perché comunque poi, non so, forse direi mio papà, però anche lui quando si incavola, beh, anch'io però, quando mi incavolo, non è che sono... Non fate arrabbiare Daniela Ferroni. Esatto, non mi fate arrabbiare. Cos'è che ti fa perdere le staffe? Direi, guarda, quando do fiducia ad una persona e questa persona mi delude. Il tradimento. Ecco. Il tradimento, sì. Il tradimento, in tanti... Sì. Esatto. Questo è un mestiere bellissimo. Cioè, noi facciamo un lavoro bellissimo. Certo. Tu lo fai misurandoti con la natura, l'ambiente, viaggiando, testando anche te stessa in tante situazioni, facendoci conoscere l'Italia, il nostro territorio. Ma non è tutto oro quello che luccica. Nel senso che serve... No... Bisogna essere un po' strutturati. Sì. Le insidie, più no? Dove sei stata colta di sorpresa di questo mestiere, quali sono per te? Beh, guarda, sicuramente per oggi come oggi, più che mai, per una donna, comunque anche che non passa inosservata, non è così semplice viaggiare, prendere treni, trovarsi a tutte le ore del giorno e della notte, insomma, in posti, insomma... in vari posti dell'Italia, e quindi quello si è sempre da soli quando si viaggia, perché ovviamente poi si arriva nei posti e lì ovviamente c'è la troupe, c'è la nostra produzione Rai, insomma, che saluto, una squadra meravigliosa che ci supporta e cerca veramente di aiutarmi, insomma, il nostro direttore Angelo Mellone, insomma, è sempre molto attento a queste tematiche, perché insomma in passato appunto ho avuto anche un po' di brutte esperienze, sai, sui treni piuttosto che nelle stazioni, eccetera, quindi quello sicuramente è un po' complicato. E poi sai, ti trovi anche in posti sperduti con la macchina in mezzo al nulla, insomma, magari sai, delle volte ti svegli nel cuore della notte e hai un piccolo fastidio, dici dove vado, non so, ci sono il bue e l'asinello praticamente che ti possono in qualche maniera supportare. Però ecco, questa praticamente per me Linea Verde è un po' una scuola di vita, cioè nel senso mi ha insegnato proprio umanamente tanto, perché poi sono a contatto con l'Italia vera, le persone vere, no, che ci seguono, insomma, della provincia italiana, che ci stendono veramente il tappeto verde, non dico rosso ma verde in questo caso, e che delle volte, non so, io appunto quando mi trovo in posti sperduti, magari il semplice andare in bagno o bersi un bicchiere d'acqua, mi aprono le loro case. Sono molto accoglienti e questo insomma ci fa piacere, perché è una cosa bella, vuol dire che insomma quello che sto facendo è un qualcosa di buono, di positivo. Parliamo un po' della tua terra, il Cilento. Sì. Qui fa caldissimo, io proprio... Oggi a Roma è tu veramente... Tu è caldissimo, senti qua. Tu sei? Io gelata. No, dai, anche tu hai le mani fredde. Le mani fredde ma il cuore caldo.
Vediamo la tua foto con i tuoi cani. Mi piace tanto, tanto quella fotografia. Mi fai emozionare, Elisabetta. Con i miei cani. Ah, wow! Come si chiamano? Allora, quello più grande è Dado, si chiama Dado, e la piccola è Aria, che adesso già praticamente è cresciuta. Vabbè, io ne avevo praticamente 5 e adesso ci sono loro 2 che sono insomma a casa in Cilento, perché poi stanno liberi all'aria aperta, insomma in un appartamento li vedo sempre un costretti. Sì, quindi sì. Poi sono una bella taglia loro. Sì, per me guarda, proprio il contatto con loro è fondamentale, importantissimo, poi per ricaricare anche le mie energie, perché mi trasmettono ovviamente tanto affetto. Hai bisogno di tornare spesso alle radici? Sì, sì, per me sono fondamentali, importanti. La mia comfort zone è la mia terra, il Cilento, dove sono nata, cresciuta e dove pensa che poi me ne sono andata per ovvi motivi di lavoro e di studio, però adesso lo apprezzo ancora di più quando sono via. Prima magari non me ne rendevo conto che ero già molto molto fortunata, ma è giusto così, è giusto esplorare, andare in posti diversi. C'è il mare, ci sono le montagne, le colline, insomma è una terra anche ispida, però c'è tutto, c'è una bellissima natura e c'è una cucina incredibile. Certo, la dieta mediterranea è nata lì. Come te la cavi tu in cucina? Guarda, ah, pure. Io sono non solo buona forchetta, per chi mi segue il sabato insomma lo sa che non mi risparmio assolutamente, però anche i fornelli, però anche i fornelli, sì sì, e beh scusami, vengo proprio appunto dalla parte della dieta mediterranea, mia nonna, mia mamma mi insegnavano a cucinare. Io non ho imparato niente, vabbè. Tu quindi no? non siamo, io sono bassa, lei è alta, lei è Miss Italia, io no. Beh, lei però è Biancaneve, io sono i 7 nani. Non è vero, beh guarda, ma che sette nani, ma figurati. Io non so cucinare, tu sai cucinare. In questo momento ti sto invidiando la tua acconciatura, perché io con questi capelli meravigliosi. Ha un caldo adesso che arriva l'estate. Tagliamoli. Li tagliamo. Li taglierai? Ma sì. Il coraggio? No. Sì, sì, io li taglio. Così quegli occhi sì. Brilleranno ancora di più. Senti, è il tuo compleanno, io sono stata contentissima veramente di averti qui oggi e di incontrarti, però grazie. Ci tengo a farti un piccolo dono. Apriamo la ruota? Perché questa ragazza, informissima, ed è una buona forchetta, vieni con me, aveva e ha un vizio, la mimosa, e non una mimosa qualunque, a te piace una mimosa in particolare. Ah vedi, ma sai proprio di Rieti, tutto. Giusto? Esatto, dove e proprio non è nata, credo, la torta con la mimosa. E da lì arriva, tutta per te. È quella tua preferita. Ma grazie. Poi la metterà da qualche parte. Beh. E naturalmente dei fiori. Grazie. Per augurarti buon compleanno. Grazie. Un bocca al lupo gigantesco per il tuo lavoro. Anche a te. E per vivere insieme a te tantissime belle avventure. Grazie. Collina Verde e oltre. Assolutamente, grazie. Viva il lupo. Ciao Daniela. Ciao. Grazie. Linea verde.